Castellanetaria abbraccia il suo copatrono. Una folla nutrita di fedeli ha accolto in piazza Principe di Napoli, martedì 2 aprile, il simulacro ligneo del copatrono di Castellaneta, San Francesco da Paola, dopo un'opera di restauro che l'ha tenuto lontano dai suoi fedeli per circa un anno. La statua, giunta in piazza dal convento delle Clarisse, è stata trasportata dalla Marina di Taranto ed è stata accolta dalle autorità civili e militari, dalle confraternite di Castellaneta e dai tanti fedeli accorsi per l'occasione. È un momento molto importante, lo dicevo prima, quando la confraternita di San Francesco mi ha detto che l'immagine restaurata dal comune avremmo poi dovuto portarla in processione fino alla cattedrale, ho provato una certa emozione e sono certo che sarà ancora più emozionante quando il nostro vescovo, dopo che gli avremo consegnato l'effigie, presiderà la celebrazione eucaristica. È un momento importante perché Castellaneta ha bisogno della protezione dei suoi santi patroni. Gli emozionati confratelli della confraternita di San Francesco da Paola hanno salutato il ritorno del loro santo, restituito alla diocesi e alla città, accompagnato dalla preghiera di benedizione del parroco di San Domenico, Don Franco Alfarano. La gente da sempre si affida alla protezione del santo patrono. San Francesco è particolarmente sentito dai castellanetani. Sì, stranamente più sentito San Francesco di Paola, di San Nicola, San Nicola che è patrono. Sicuramente per la sua vicinanza alla gente, cioè San Francesco di Paola era figlio di San Francesco d'Assisi, nel senso che per un voto della mamma consacrò il figlio a San Francesco d'Assisi, quindi lui ha sempre parlato di umiltà, ha sempre parlato di contatto con la gente. Qual è il potere, il ruolo che le immagini sacre ricoprono per i fedeli? Li avvicinano alla religione? Allora, c'è una frase di Sant'Agostino che dice: se questi e quelli sono riusciti nella santità, perché non io? Sono imitazione delle loro virtù. E' questo che noi esseri umani qui sulla terra abbiamo bisogno di aggrapparci a qualcosa di divino, a qualcosa che non vediamo. I santi ci fanno toccare, vedere attraverso il loro esempio che la santità è possibile. L'effigie sacra ha poi raggiunto in processione la cattedrale, scortata dalle note festanti della banda di Turi e dai confratelli di San Francesco, cappeggiati dal priore Nicola Gigante. Fin da prima della nascita della confraternita già il santo paolano aveva il suo seguito. La confraternita nel 1836, nascendo, ha rafforzato e ha dato più identità a questo culto. Qui ha avuto luogo la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Monsignor Pietro Maria Fragnelli.